Salve, benvenuti o bentornati. Io sono Salvo e oggi parliamo di una casa che già abbiamo visto tante volte qua su questo canale di Edswitz. Edswitz ci ha mandato questa telecamera, ragazzi, che secondo me ha qualcosa di interessante. Che cosa è a batteria? Quindi l'installazione è molto veloce e rapida. Io magari la installo e la provo con voi. Ok, ragazzi, a questo punto vi chiedo di iscrivervi qua sotto e lasciare un like verso sopra. Sono anche su Facebook e su Instagram. Ho anche un canale Telegram discussione e un canale Telegram di offerte, dove ogni tanto arrivano anche queste offerte. Ho anche un secondo canale YouTube, se vi volete iscrivere, magari lì metterò qualche cosa che non è andata a buon fine. E poi ho anche un sito dove potete anche scrivere lì. E ragazzi, ora andiamo a fare l'unboxing, andiamo a vedere, non so se carica perché ancora è sigillata, non l'ho aperta. Sapete voi che io preferisco non aprirle e poi l'andiamo magari poi a installare. Ok, ragazzi, e ora sigla. Ok, telecamera ancora sigillata, questa è la telecamera a forma di palla, c'è un braccetto e c'è scritto 210 giorni battery life. Praticamente questa telecamera funziona 210 giorni con una ricarica, bellissima, ma penso che anche se c'è anche in dotazione si possono avere anche in dotazione i pannellini solari sempre dell'Evitz. Magari se lo trovo, oltre a lasciarvi il link di questa telecamera qua sotto, vi lascio anche il pannellino e lo potete andare a vedere. Edswitz Smart Home Battery Cam Creating Easy Smart Home CB8 2K 360 gradi Panoramic VIEV. Ricycled batterie riciclabili 2K risoluzioni. Protect you home, praticamente proteggi la tua protect you home, proteggi la tua casa, proteggi il tuo store, proteggi anche per il tuo negozio. Funziona con l'app Edswitz sia per App Store che anche per Play Store. Da questa parte abbiamo 340 gradi pan più 65 tilt, quindi possiamo girare e ruotare, come dice qua, possiamo alzare, abbassare e girare. Color Night Vision, waterproof, quindi waterproof non teme l'acqua. Attivate Defenders, praticamente c'ha anche degli allarmi. Voce assistente, che questo poi lo devo vedere, questa voce assistente, e Height Filter to Talk, praticamente possiamo parlare a modo citofono. Instant notifiche sul nostro smartphone. Il modello è questo qui, modello CSC B8 3 megapixel e basta, come ci sono tutte le lingue, ci sono tutte, veramente tutte le lingue. Videocamera giorno notte con wifi. Ok, ora io la vado ad aprire, usiamo il nostro spacchettapacchi di fiducia, il mio cercafase, ormai è diventato il cercafase di fiducia questo, e lo andiamo ad aprire. Ok. Allora, la confezione è veramente impacchettata perfetta, anche perché, ragazzi, queste telecamere costano, ma costano perché sono delle telecamere di ottima qualità. Quindi è inutile che mi dite, mi lasciate qua sotto, ma costa un botto. Sì, ragazzi, costano un botto, ma fanno il loro dovere. Anche perché una telecamera a batterie purtroppo costano perché sono di facile installazione. Non dovete chiamare nessuno per installarle, lo fate voi stessi e siete tranquilli che funzionano. Polisterolo. Abbiamo qua dei manualetti, questo è il QR code che dovete conservare, qua vi spiega anche come funziona tutto, ora poi lo vediamo. La telecamera è qua, ragazzi, è enorme, questa telecamera è enorme. Il braccetto, qua la batteria, praticamente è tutta qua la batteria, e qua ora la vediamo.
Poi ci abbiamo una sorta di dima che serve sempre. Abbiamo dei tassellini che ci danno in dotazione e poi il cavetto per ricaricarla. Praticamente io penso che per ricaricarla, perché ogni tanto la devo ricaricare, si possa staccare facilmente. Vediamo se sì, infatti guardate, c'è una molletta qua, tiri e vi portate la telecamera a casa, la ricaricate e via. Oppure se avete un power bank, fate una qualche parte, mettete il power bank, oppure ragazzi vi comprate il pannellino solare, non la toccate più, la porta USB B e qua c'è il tasto power, qua c'è il QR code per poterla installare e spellicoliamo l'obiettivo. Ok, abbiamo questo, cos'è? Micro SD, qua va la micro SD qua dentro, quindi la dobbiamo svitare, e c'è anche il tastino per fare reset, l'hanno messo qui. Abbiamo un LED dove sappiamo che si è accesa, in questo momento è spenta, dei LED faretti e dei infrarossi. Questa è la videocamera, il microfono e questa è la nostra telecamera. Io se penso, se l'accendo, se vado col power, qua sotto c'è anche un microfono ed è abbastanza grosso, non so se riuscite a vederlo qua. Andiamo ad accendere. Device powered on. Funziona. Welcome to EasyViz. C'è la voce. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Una voce sexy. Ora prendiamo l'app e l'andiamo a installare. Ok ragazzi, andiamo a fare ora direttamente l'installazione dell'app, della telecamera, così poi possiamo andare a installare e andare a vedere come funziona. Ok, io ho già alcune telecamere, sono tutte bloccate, le dovrei sbloccare e poi le farò per i fatti miei. Dobbiamo andare qua sopra dove c'è scritto più e dobbiamo fare aggiungi nuovo dispositivo. Dobbiamo dirgli che cos'è, è una telecamera. Sì, consentiamo a tutto quello che ci dice di andare a vedere il QR code che lo trovate o qui o sul manualetto. Lo prendo sul manualetto e lo nemmeno a vederlo qua che è piccolino, lo faccio direttamente qua. Ok, lui già la sta cercando, il dispositivo è acceso, sì, l'ho acceso e vado avanti. Allora andiamo avanti a impostazione della posizione. Ok, mantieni la spia e lampeggiante. Non vedo nessun tipo di spia. Riproviamo, vediamo. Proviamo a tenere il reset schiacciato. Reset successfully. Ok, ho fatto il reset, così possiamo andare. Ora è lampeggiante, sì, la spia ora è lampeggiante. Aspettate che sta facendo di nuovo tutto. Please use EasyViz app for device Wi-Fi configuration. Ok, andate avanti e andate a mettere la vostra password, tutto quello che vi serve per la vostra rete. Metto la password e ci vediamo dopo. Ok, ho messo la password e ora sta andando a connettere tutto. La potete chiamare come volete voi, chiamiamola batteria. Connecting to Wi-Fi. Please wait. Wi-Fi connected. Camera batteria. Platform registration successful. Tonda. Anzi, facciamo così. Camera batteria 360 gradi. 360. Ok. Va bene così. Andate avanti. Usa un nome diverso, ovviamente l'ho già fatto. Configuration complete. E vi dà la conferma che è stato tutto a posto. Ora ce l'abbiamo qui. Ora in questo momento è in versione bassa, però sono io, ragazzi, tranquilli. E andiamo a vedere veloce qualche cosa su questo tipo di. Andiamo avanti. Nuova password, dovete mettere la vostra nuova password. Io inserisco la mia password, voi mettete quello che volete. Salto questo passaggio, dopo lo vediamo.
Allora, poi dove avete messo la vostra password, dice di spellicolare, ma già noi eravamo più curiosi di loro, quindi abbiamo già spellicolato. Poi andiamo a fare risparmio energetico. Questa è la modalità per la telecamera in operativo. Alimentazione connessa, se avete il pannellino potete mettere l'H24, quindi penso che staccherà la batteria. Oppure volete, non vi volete passare il tempo a staccare e attaccare questa telecamera, ma il piacere è quello, potete collegare direttamente un alimentatore direttamente su questo spinotto. Con un trasformatore, già un alimentatore per caricare un caricabatterie per cellulare, e continuerà a funzionare sempre in eterno. Poi abbiamo altre prestazioni, quindi funzionerà tutto con la batteria, quindi ovviamente l'energia della batteria si consumerà prima, oppure risparmio energetico, oppure altro risparmio energetico molto, molto, cioè, di più. E configurazione, la modalità di funzionamento, personalizza, possiamo personalizzare quello che vogliamo. Lasciamo così, ripristino, risparmio energetico, lasciamolo e basta. Allora, lui ora ci dice di fare la sensibilità, non la facciamo ora perché è inutile farlo, è sul tavolo, non serve a niente, la faremo più avanti. Quindi andiamo a fare avvio e test, non ci serve, prosegui, lo facciamo anche dopo. A questo punto vi compare nella dashboard. Ok, già io sto parlando, stacco il microfono perché sennò si porta la testa. E abbiamo le solite cose, cioè tutte le impostazioni fotocamera. Abbiamo scattato una foto, registrazione, abbiamo il PTZ, quindi il PTZ funzionerà tranquillamente. Non so se rendo l'idea. Ragazzi, è silenziosissima, molto silenziosa. Questo sono io al contrario, ma sono io. Poi abbiamo la prova della. Pronto? E funziona anche quindi come citofono. Oppure la definizione possiamo. Io ho messo qua Ultra H, ragazzi, Ultra H. Oppure Full HD, oppure E-Definition. Io lascio Ultra H perché ormai queste telecamere sono talmente potenti che vi prende anche la ruga in faccia. Immagine a 360 gradi, molto probabilmente questo qua serve per, vediamo se è vero, sta andando a fare lui la ricerca, si sta muovendo per i fatti suoi, va bene, dai. E allora, ho portato un po' avanti perché era un po' inutile farvelo vedere. In pratica ha mappato e mi ha fatto qua un'immagine tutta la stanza dove sono io ora, ma questo lo dovete fare anche quando è installata, è inutile che lo fate ora. E possiamo uscire. Poi abbiamo gli allarmi, vediamo. Ragazzi, basta. Allora, con gli allarmi ha una bellissima suoneria, ragazzi, fa casino. E più ha anche i LED lampeggianti che fa da faretto. E questo qua che cos'è? L'ordinamento. Ah, qua abbiamo tutto, possiamo spostarli come ci piacciono noi, quindi possiamo vedere come vogliamo noi. Ok, poi penso che qua sopra abbiamo, qua c'è l'indicatore della batteria che è scarico, quindi andremo a caricare a metà. Infatti non vi arriveranno mai cariche perché le batterie al litio non sono delle batterie, possono essere scaricate tutte, ma non sono delle batterie che potete caricare e conservare al massimo. Quindi quando voi caricate queste batterie e le dovete andare a conservare in qualsiasi cosa, che sia un monopattino, che sia una bicicletta elettrica, o che sia questa telecamera la volete andare a posare, mettete, scaricate la batteria almeno all'80%, poi la conservate e postare la conservata anche anni, invece le batterie vecchie no, batterie tipo quella a piombo non sono così, quella a piombo praticamente quando, tipo quelle delle auto, quando le dovete conservare al massimo della carica e ricordarvi che ogni 3-4 mesi andarla a ricaricare, perché sennò se la trovate bassa e scende sotto i 10 volts non funziona più. Ma questa era una parentesi. Allora, qua nell'impostazione abbiamo la telecamera e poi abbiamo tutte le altre opzioni che ora andiamo a vedere. Penso che ci sia qualche aggiornamento. Se c'è qualche aggiornamento ve lo faccio sapere. Io intanto passo avanti con gli aggiornamenti. Allora, sì, ho trovato un aggiornamento, lo sto andando a fare subito perché queste telecamere hanno bisogno di essere aggiornate. Aggiornatele anche perché quando le aggiornate, non è che le aggiornate solamente per qualche cosa
per il firmware suo, ma anche per la sicurezza. Praticamente hanno un firmware per la sicurezza e per la privacy, così nessuno può cercare di entrare. Se vogliono entrare su una telecamera, ci entreranno lo stesso, però in tutti i casi questa qui è una cosa che dovete fare abbastanza delle volte, anche perché migliorerebbero anche l'obiettivo, la sensibilità, tutto quello che c'è da poter fare. Ok, a questo punto ha fatto l'aggiornamento e sta riavviando la telecamera. Si è spento anche il LED, non so se si riesce a vedere. Ora si riavvierà tranquillamente da sola, si è riaccesa e va a riavviarsi. Device powered on. Welcome to EasyBiz. Ci ha detto che è stato messo in on, ora è stato completato, sì. Ok, sta rifacendo tutta la sua rimappatura di tutto. Ok, si rimette in posizione. Ok, riapriamo e andiamo a vedere. Spegniamo l'audio e andiamo di nuovo sulle impostazioni. Allora, sulle impostazioni abbiamo detto che qua possiamo cambiare il nome e possiamo vedere tutte le caratteristiche della nostra telecamera, che già vi ho spiegato io. Faccio una veloce carrellata perché poi la voglio andare a installare e quindi il video diventerebbe un po' antipatico, un po' lungo. Modalità operativa, risparmio energetico, questo abbiamo visto già. Rilevamento intelligente, possiamo andare a mettere rilevamento PIR, rilevamento di figura umana, questo è normale. Qua dove vi dicevo che la sensibilità la potete anche impostare, e poi la zona di rilevamento. Scusate se vado avanti veloce, ma ho intenzione di installarlo e quindi farvelo vedere sul posto. Abbiamo le notifiche audio, notifiche luci, notifiche messaggi, notifiche line. Impostazione delle immagini, qua possiamo andare a mettere un'immagine originale, morbida, vivace. Questo poi dipende da voi come la volete mettere. Abilita questa opzione, verrà OSD, abilita questa per visualizzare il nome del dispositivo sullo schermo. Sì, lo voglio vedere questo, è una cosa che a me piace. Quindi vediamo che cosa succede. Ok, ci lascia qua camera, batteria. No, vabbè, lo possiamo staccare, non fa niente. Lasciamo, non mi piace tanto questa cosa della telecamera che dice questa cosa. Vabbè. Poi abbiamo l'impostazione luci, praticamente indicatore di stato della telecamera. Praticamente l'indicatore che sta lampeggiando qui, che ora è fisso, ora lampeggia, lo possiamo anche disattivare e lui si spegne direttamente e non consuma batteria. Se volete consumare batteria, attivatelo e vi consuma un pochettino di batteria, non ve la consuma tutta, ma un pochettino. Impostazione del PTZ, monitoraggio persone. Praticamente se voi attivate questo, ma poi lo andiamo a vedere, e camminate, praticamente vi fa vedere, viene dietro a vedere se vede un'immagine umana, una persona, si mette a seguirla. Calibrazione della posizione PTZ, e questo sappiamo anche che cosa sono. Scusate, ok. Poi abbiamo batteria, qua ci dice la batteria quant'è. Collegare il cavo alla porta di ricarica, utilizzare il ricaricatore standard, quindi basta un caricatore normalissimo. Ti dice che praticamente la batteria è al 51% e andiamo avanti. Abbiamo il cloud praticamente. Abbiamo qua 7 giorni di utilizzo, oppure potete anche abbonarvi, comprate una scheda, gliela mettete e avete risolto questi problemi. Gestire l'archiviazione, in questo caso io la scheda di memoria, scheda di memoria, nessuna scheda di memoria, non l'ho inserita, ma si inserisce qua sopra. Basta svitare i viti e la potete mettere, la metterò quando la vado a installare. Impostazione di sicurezza, crittografia video dovete mettere, e qua cambiamo la nostra password che abbiamo impostato prima. Impostazione della rete, qua possiamo impostare la nostra rete, anche possiamo cambiare la nostra rete. La cosa bella delle Eviz è che possiamo cambiare la rete direttamente dal dispositivo senza smontare niente. E poi abbiamo l'informazione del dispositivo e condividi il dispositivo con altre persone della famiglia. Insomma, se volete condividere, basta scaricare l'app in un altro telefono con un'altra email, quindi un altro account totalmente diverso, e la potete configurare a un altro parente. Ok ragazzi, cosa ci manca? Ci manca solo di andarla a montare. Qua abbiamo anche, se abbiamo registrato sulla scheda SD, ma qui ci dice inserisci la scheda SD, e su cloud, no, non registriamo né su cloud, su niente. Questo qua ci serve se vogliamo vedere più telecamere. Ci fa vedere tutte le telecamere che vogliamo andare a vedere, quindi se abbiamo un tablet, lo possiamo mettere nel tablet, ovviamente diventerà un po' più larga la situazione.
E si vede un po' meglio. Questo qui, aspettate. Ok, questo qui possiamo scattare la foto o registrare direttamente sullo smartphone. Quindi in questa maniera sto registrando, ma sta registrando direttamente sullo smartphone. E infatti ora andiamo a vedere. Forse mi è attivato il cloud, ma io il cloud non lo volevo. Ma in tutti i casi è registrato sul nostro smartphone. Ragazzi, ora andiamo a vedere direttamente dove la vado a installare e andiamo a vedere poi come funziona. E dopo andiamo alle conclusioni. Ci vediamo dopo. Vado a installare, facciamo questa prova e poi ci vediamo alle conclusioni, ragazzi. A dopo, ciao. Ok ragazzi, a questo punto abbiamo installato la nostra camera che praticamente è montata là sopra in alto e vi faccio il video nel frattempo che piove, così è più bello, mi bagno di più e abbiamo la possibilità di poter, questo sono io, ragazzi. Ora voglio vedere se mi riesce. Scusate, ma c'è un bruttissimo tempo, vediamo se mi riesce a captare. E in pratica dovrebbe inseguirci, se ci rileva, vediamo se ci riusciamo a fare rilevare, ma molto probabilmente si deve andare a impostare, vediamo. Andiamo a fare rilevamento intelligente, rilevamento figura umana, sensibilità, impostazione riuscita, ok, vediamo. Vediamo se ci prende. Ci dice di camminare verso la telecamera, vediamo. Allora, mettiamola al massimo. Questa è alta, impossibile. Impostazione riuscita. Ok, nel frattempo che sto facendo il bagno, proviamo a vedere cosa succede. Avvia il test. Impostazione riuscita. Vediamo se riesce. Che cosa succede? Ok, in pratica mi ha intercettato e dà un rumore sulla telecamera. Quindi a questo punto la telecamera è riuscita a inquadrarmi. Rifacciamo la prova, vediamo. Quindi se io passo da questa parte e continuo a camminare verso la telecamera, dovrebbe riuscire a inquadrare il movimento e registrare, quindi sta registrando. Ok, niente. Allora, poi che cosa abbiamo? Andiamo a vedere le altre impostazioni. In pratica oggi avrebbe registrato, vediamo se si vede. Allora, vediamo cosa ha registrato in pratica. 3 clip in totale oggi. Ok, questo sono io che mi sto muovendo, quindi mi ha registrato perché ha visto il movimento e mi ha registrato. Ovvio si sente anche l'audio. Nella clip c'è l'audio, eh. Infatti si sente anche l'audio. Perfetto. E ritorniamo di nuovo alla cam, possiamo filtrare, si sente veramente bene l'audio e niente, praticamente poi possiamo anche girare la telecamera come ci pare a noi e quindi la possiamo posizionare in questa maniera. Abbiamo i preset che io già ho fatto dei preset, quindi abbiamo questa qui che l'ho chiamata casetta degli attrezzi perché praticamente qua c'ho una casetta degli attrezzi e possiamo anche zoomare. Poi ho chiamato prato perché qua c'è il prato e poi l'ho riportato di nuovo qua. Ora molto probabilmente questa telecamera la sposterò un po' più avanti perché così ho più visuale, più campo di visuale. E sì, poi ci abbiamo ancora l'istantanea, possiamo fare la foto, una registrazione, questa registra direttamente sul nostro smartphone. Poi abbiamo chiamata in corso, quindi possiamo chiamare il nostro dispositivo e si sta ascoltando.
ci sta ascoltando e si sente anche bene. La definizione la possiamo mettere in Ultra HD, Full HD, questo io l'ho messo in HD perché ho poco internet qui dove mi trovo. E poi ci abbiamo immagine 360 e possiamo anche disattivare l'audio. Praticamente immagine 360, questo dovrebbe cambiare, infatti va a fare ora la scansione di tutta la panoramica di tutto il coso, rimposta l'immagine. Nuovo 360, in pratica ora si va a calibrare tutto, lui va a fare tutta l'impaginazione. Nel frattempo che piove mi sto facendo il bagno, potevo anche prendermi un ombrello. Calibra tutto, ok, in pratica ha fatto la scansione di tutto il percorso. Allora mi sono levato da sotto l'acqua perché stava piovendo abbastanza bene. Comunque possiamo anche zoomare su, per esempio su questa pianta, stiamo zoomando, si vede anche veramente bene. Possiamo anche da qua stesso muovere il tutto, quindi non so se rendo l'idea come sta piovendo, e possiamo salvare anche dei preset, quindi vogliamo andare a salvare questa immagine qui, basta che io vado a fare salva, mi dice che cos'è, metto tetto in questo caso, e lo salvo. Praticamente ora se io praticamente ora riesco a riprendere l'immagine, ok, mi posso mettere con i preset, quindi andiamo sul strada, quindi ho messo questo qua come strada, e voglio rimettere anche questa casetta, ok, quindi corrisponde, va anche abbastanza veloce, e metto di nuovo quello che ho fatto come preset. Ok, e questo sta riprendendo il tetto, non so perché devo riprendere il tetto, comunque lo rimetto sul prato, anzi su strada, ok. Niente, e praticamente era tutto quello che possiamo fare una chiamata in corso, non c'è altro in questo momento, andiamo a vedere se per impostazione di sicurezza, qua potete crittografare e cambiare la password, non c'è altro, c'è cloud scaduto perché è passata una settimana da quando ho provato, la batteria ha una settimana che sta funzionando, ha consumato solamente il 4%, magari dopo andiamo a vedere al buio come rende l'immagine. Qua possiamo mettere immagine originale, possiamo mettere morbida. Vediamo che effetto c'ha con il morbido, ok, viene così, oppure vivace, quindi avrà dei colori più saturi, ma originale secondo me va anche che meglio così. Versione notturna lo possiamo fare a colori, quindi a colori praticamente vi si illumineranno l'infrared, ma lo vediamo al buio. Versione notturna in bianco e nero, lasciamo versione notturna in bianco e nero, e per ora così. Ora dopo andremo a vedere al buio, cioè per voi passerà qualche secondo, per me passeranno un bel po' di ore. A dopo. Allora ragazzi, andiamo a vedere di sera come si vede. Allora qua sta puntando sopra il muretto, quindi non si vede niente perché gli infrarossi vanno sul muretto. Giriamo, e questo è quando siamo al buio, ragazzi. Effettivamente si vede perfettamente. Ora proviamo
ad accendere i fari, cioè i LED che c'hanno, i farettini che c'ha. Vediamo come possiamo accenderli. Andiamo da questa parte. Ok, impostazione delle immagini. Andiamo su visione notturna a colori. Praticamente visione notturna a colori dovrebbero accendersi i fari. Vediamo i LED. Ok, vediamo che succede. Andiamo a fare play. Che praticamente, ragazzi, ci sono questi faretti che stanno illuminando. È buio, eh? Se io ora stacco i faretti di notturna bianco e nero, praticamente staccando i faretti si vede perfettamente. Quindi ovviamente ci sarà più consumo energetico, però con la visione notturna a colori, ragazzi, mi si illumina tutto. Infatti possiamo, se esco da qua, vediamo, usciamo, andiamo su, aspettate un attimo, ok, andiamo sul PTZ, possiamo illuminare tutto, ragazzi, sembra giorno. In pratica abbiamo questi faretti che sembra veramente giorno, ragazzi. Insomma, che dire, funziona questa videocamera, funziona veramente bene. Riportiamo, perché ovviamente le batterie si scaricano più velocemente, così non ci interessa in questa maniera. E ottimo, ottimo, ci vediamo ora alle conclusioni. A dopo, ragazzi. Ok ragazzi, che dirvi? Questa videocamera è veramente favolosa, mi è piaciuta. L'installazione, ragazzi, è stata velocissima. Due tasselli posizionati e via. Ho collegato direttamente la videocamera, la camera di sicurezza direttamente al muro e in 2 secondi ho fatto l'installazione. Ragazzi, che dirvi? Io ringrazio Edwitz che ci ha lasciato questa videocamera per poterla testare, ringrazio anche voi che siete stati qua a vedere questo lunghissimo video. Se sono stato utile lasciate un like verso sopra, iscrivetevi al mio canale Telegram, Telegram Discussioni, attivate tutte le campanelle, sono anche su Instagram e Facebook. Ragazzi, al prossimo video. Ciao, grazie!